Dani, scusami, ma mi aveva chiamato il direttore. Mi spiace averti lasciato tutta sola nell'immenso mondo di internet per la ricerca sulla Tumblr. Non preoccuparti, ho tutto sotto controllo. Ascolta, il Tumblr è un tipo di bicchiere usato principalmente nella preparazione e nel servizio di cocktail, di forma cilindrica, leggermente svasata, con le pareti di spessore quasi uniforme, solo leggermente più spesse verso il fondo. Infatti è il fondo la cosa che stai toccando, ma continua, continua. Perché non sa leggere da solo? Esistono tre tipi di tumbler: basso, medio e alto. Basso per acqua e liquori con ghiaccio, medio per distillati e liquori senza ghiaccio, alto per latte oppure per bevande a base di frutta con ghiaccio. Sì, sì, ed è proprio il cocktail che hai preso che ti ha fuso, mia cara. Che cosa vuoi dire, scusa? Che la ricerca da fare era sulla tumbler, ma il poderoso mezzo militare che funge da Batmobile, in grado di correre sui tetti cittadini e ricca di spettacolari gadget tecnologici. In pratica, la Batmobile dei film di Batman. Ops, che gaffe. Allora parliamo del film Il Cavaliere Oscuro, ultimo capitolo della saga Batman. Infatti, quello che abbiamo visto al cinema seduti vicini vicini. Inizialmente il nuovo design della Batmobile non è che mi facesse impazzire, aggressivo di certo, ma mi sembrava di vedere più un cacciabombardiere con le ruote piuttosto che una macchina dell'uomo pipistrello. Che esagerato. Comunque volevo farti vedere queste succulente immagini dell'ultima Batmobile coinvolta in un testa a testa con un bolide della Formula 1 nel circuito di Silverstone. Questo gioiellino tecnologico è stato testato perfino da un campione come Trulli. Questa sfida su quattro ruote è svolta come parte di una promozione per il nuovo film di Batman, The Dark Knight. È straordinaria, però avrei preferito guidarla io. Adoro i film di Batman e di certo grazie a queste immagini ho cambiato le iniziali idee sul design della Tumblr. A te ha colpito la Tumblr, a me l'attore protagonista, visto che questo genere di film non è che mi faccia impazzire. Ecco perché devo trascinarti al cinema per vedere questi film. Comunque, sono attratto dalle evoluzioni della Batmobile. Ricordo che in Batman Begins, Nolan trasformava la Batmobile anni 50 cromata in un sorprendente e perfetto carmato Tumblr, capace di superare ogni ostacolo ed avversità. Ma Batman nel Cavaliere Oscuro ha anche un nuovo mezzo di trasporto, il Batpod. È una specie di potente motocicletta armata, vero? Allora sei stata attenta e non ti sei strafogata soltanto i popcorn. È un veicolo a due ruote, ma non è una comune motocicletta. Il Batpod è per gli amanti delle motociclette quello che il Tumblr è per gli amanti delle automobili. Veloce, maneggevole tra le strade di Gotham City, il Batpod è in grado di sfrecciare su tutti i terreni, agli stessi pneumatici giganteschi della Batmobile, e riesce a stare in piedi da solo, senza bisogno di alcun cavalletto. Certo che è ottimo per il parcheggio in città, eh? Vabbè, comunque la prossima volta il film lo scelgo io.